Sicuramente è un risultato pesante, credo eccessivo per quello che poi si sia visto in campo fin quando c'è stata partita, e quindi dispiace per questo, aver subito ancora una volta magari 3 gol, con uno svolgimento di partita, soprattutto in parità numerica, credo quasi alla pari con l'Avellino, cioè si è giocata colpo su colpo, abbiamo avuto le nostre buone occasioni per poterla pareggiare nel primo tempo, però poi dopo in inferiorità numerica le qualità dell'Avellino sia di palleggio che individuali sono venute fuori, e per questo dico che si poteva difendere un pochino meglio, però poi non sempre si riesce, quindi un risultato pesante, oltremodo credo perché la prestazione alla fine è stata anche buona. Credo nel momento cruciale, nel periodo cruciale, avevamo ripreso nel secondo tempo a prendere campo, a avere, non dico la partita in pugno, però sicuramente a gestirla abbastanza bene, e con l'auspicio di creare problemi all'Avellino. Invece poi è venuta fuori questa espulsione con una doppia munizione. Non so, per me eccessiva, ripeto, l'arbitro poteva sicuramente fare a meno, anche perché non ha ammonito i giocatori dell'Avellino, in precedenza per cose sicuramente molto più gravi. Io ho fiducia nei miei ragazzi. Sono sicuro che Sbardella non abbia detto nulla di così eclatante per poter subire un'ammonizione, e quindi è un errore dell'arbitro che secondo me alla lunga ha condizionato un po'. Non è una scusante sicuramente, però a noi togliere un giocatore contro un Avellino così sicuramente ci penalizza molto, questo è quanto. Per il resto l'obiettivo era quello di fare punti, di dare continuità alla prestazione domenica, alla vittoria di domenica. Ci stiamo riuscendo con le nostre qualità, ci stiamo riuscendo a mettere in difficoltà un Avellino, però poi dopo, ripeto, sul 2-0 la partita è finita. Fino al 2-0 credo anche in inferiorità numerica siamo stati anche in partita, poi dopo è venuto fuori, ha giocato solo l'Avellino. Classico periodo di sosta, quindi avremo modo per lavorare su alcuni concetti, su alcune situazioni dove dovremmo migliorare, quindi recuperare le energie. Credo che sia la prima sosta dopo l'inizio del campionato, e quindi ci sarà bisogno per ripartire poi nell'anno nuovo, anche se poi il girone di ritorno è ripartito per noi non bene, però per ripartire nell'anno nuovo e affrontare questo girone di ritorno, che secondo me sarà difficilissimo e quindi diverso dal primo, e quindi dobbiamo farci trovare pronti.